Ci siamo cacciati in un bel guaio diplomatico adesso. Ave gente, sono Larus ed eccoci qui su Civilization Beyond Earth con la civiltà di Alphalafel, detta anche Alphala. Dunque, nell'ultima puntata ci siamo espansi abbastanza al mare e abbiamo comunque consolidato il nostro potere militare. Tuttavia, ci siamo cacciati in un bel guaio piuttosto grande. Abbiamo attaccato per sbaglio degli alieni e io volevo essere alleato con loro. Incidente diplomatico, non importa, vedremo come fare. Speriamo che la relazione con loro possa tornare a un livello stabile. Uno dei vari commenti mi ha detto una cosa importantissima, che alla fine i trattati diplomatici non è che se uno li fa prendono bonus entrambe le civiltà, ma uno può scambiare i bonus dei trattati diplomatici temporaneamente, e questa è una cosa piuttosto interessante. Dunque, andiamo da Elodie che stiamo cooperando un po'. E io posso dare delle cose, tipo, se io faccio così, tu ottieni questo al costo. Però sono io che devo offrire. Io posso fare un bel po' di accordi potenziali. Fantastico. Quindi adesso sto iniziando un po' più a capire. Però adesso che ho un po' di capitale, potrei gestire un po' i tratti delle personalità in maniera più concreta. Dunque, tratti politici. Progressista, che aumenta la salute, che è abbastanza utile. Conversione dei processi cittadini, ma non lo so. Perspicace, che aumenta ogni accordo di 4 di scienza per turno, che non mi interessa più di tanto. Poi che cosa abbiamo? Subdolo, che aumenta l'efficacia degli agenti segreti. Desideroso, che aumenta la copertura orbitale, non mi interessa nemmeno questo. Disciplinato e intrigante, lo voglio vedere. Poi dopo, illuminato, le virtù costano 2% in meno di cultura per ogni accordo iniziato da te. Non mi interessa, gli accordi io non voglio fare, voglio essere abbastanza autarchico. Stavo guardando un po'. Quello che mi interessa di più forse è disciplinato e intraprendente. Però mi sa che andrò con disciplinato. Così prendo tantissima esperienza per le mie truppe. Ok. Perfetto. Ora andiamo con turno successivo, vedendo un po' che cosa sta capitando. Ok, ho recuperato un satellite schiantato di qualche tipo. Di un tipo qualsiasi, insomma. E qua dobbiamo ancora esplorare poi dopo i vari abissi. Qua c'è una spedizione e qua c'è uno scheletro alieno. Lo scheletro alieno potrebbe dare dei diversi punti. Un nuovo vicino. Sì, saluti, vabbè. Con cortesia sincera. Così dovremo imparare a conoscere anche i nostri nuovi vicini. Sì, alieni. Sì. Bene, abbiamo fatto scienze aliene. Così possiamo fare questo benedetto pozzo di xenomassa. E qua facciamo una spedizione. Dunque, io stavo dicendo, ricerchiamo poi dopo che cosa offre questo scheletro alieno inabissato, perché potrebbe darci veramente tanto potere per quanto riguarda l'affinità di armonia, che noi stiamo sviluppando quel ramo di affinità. Del resto, qui abbiamo un lavoratore e non posso fare l'energia fluttuante, peccato. E qua abbiamo anche un satellite schiantato. Dunque, questo lavoratore qui non so dove portarlo. Tanto qui faccio un pozzo di xenomassa. Non riesco a dire xenomassa. Pozzo di xenomassa. Ok, ci stiamo riuscendo. Poi, qua abbiamo un armor, che lo portiamo più nelle lande desolate per vedere che cosa ci aspetta qui. Sono piuttosto curioso. Qua c'è un'altra civiltà misteriosa a sud. E ok, vediamo un po' la ricerca e cosa ci propone. Direi cognizione ci dà l'accademia, che ci dà più scienza. Questo qua aumenta più che altro la scienza in generale. Possiamo anche fare Guo più Yolan, che questo qua serve per la cultura. Fotosistemi, il malessere dovuto alla popolazione è ridotto del 50% in meno in questa città. L'organica,
Io so cognizione che a me interessa più che altro aumentare tutto quello che riguarda la scienza, perché siamo ridotti un po' male con la scienza. Vorrei arrivare a un buon livello. Poi intanto gli alieni se ne fregano abbastanza del mio attacco che ho fatto. L'hanno capito che è stato un incidente diplomatico. Non avevo nessuna intenzione di fare questo. E qua c'è un incidente diplomatico. C'è un altro nido alieno. Non passiamoci sopra, che lì sì che è un bel incidente diplomatico. Tanto qui c'è un'altra spedizione che possiamo fare. Purtroppo non ci conviene perché non abbiamo abbastanza moduli. Quindi attendiamo ancora. Dunque, qua abbiamo un altro lavoratore che non so dove mettere. Intanto qua possiamo anche un po' spostarci. 6 turni. Spostarci non so, perché comunque ho scoperto sta cosa qui, che le città marine sfruttano solo quello che è adiacente. Ed è un po' meh, insomma. Così così, intanto questo punto qui direi che è piuttosto buono. Solo che speravo in meglio, sinceramente. Tanto queste due città sul mare bastano e avanzano, vanno più che bene. E vedremo successivamente che cosa fare. Intanto qui ci stiamo spostando con la nostra spedizione. Questo lavoratore qui non so dove sfruttarlo. Direi, vediamo un attimo sull'energia geotermica se si può fare qualcosa. E qua preferirei cambiare la produzione e iniziare a fare qualcosa tipo un colono. Non abbiamo troppo salute, questo è vero, però preferisco fare subito un colono e fare magari qualche operazione di colonizzazione sulla terra, che è un po' più utile al momento. Potrei colonizzare questa zona qui, che mi intriga abbastanza. C'è dell'oro, c'è della xenomassa, c'è del silice. Sputnik, Slavenska Federazia, Pozdravia. Ecco, Vadim Kozov. Eccolo qui, grazie. Le commerce funziona quando comprend l'autre. Dunque, loro ottengono trasporto pubblico, io ottengo 3 di questo. Direi va bene, dai. Me l'avete detto, quindi prendo più capitale diplomatico. Mi pare che vada bene. Quindi, ça va. Ça va, madame. Dunque, vediamo un po' che cosa succede col resto. Poi il tutto sono i miei amici. Vediamo un po' qui nella zona. Qua c'è Charabrost, la vecchia città che ho preso con la mia ex campagna. Vediamo un po' che cosa ci aspetta invece in questi mari oscuri. E c'è un cutter dove? Qua. No, qua c'ho anche una spedizione. Piccola spedizione sul mare. E qua c'ho l'altro cutter, che si sta espandendo piuttosto in una zona strana. Stiamo esplorando i mari, che è una cosa importantissima dal punto di vista tattico. Però vedremo un po' che cosa fare. Qua facciamo la spedizione e facciamo ancora turno successivo. Colono ci mette pochissimo a realizzarsi, il che è fantastico. Fantastico. Dunque, prendiamo un po' di capitale diplomatico, che mi intriga, mi interessa al momento. E qua ci sono questi simpatici squartatori che possono fare diverse cose. Dunque, discutiamo potenziali accordi. Questi qua, spirito dei pionieri mi intriga. Però io vorrei vendere qualcosa. Cioè, magari sono loro a propormi le cose. Lasciamo perdere. Io vorrei scambiare delle cose con loro, perché sono certi tratti che proprio a me ne fregano totalmente. Tanto abbiamo una rotta commerciale disponibile, che a me proprio me ne frega. Anzi, c'è un embargo sulla città perché ci sono sti alieni. Però vediamo un attimo cosa fare qui. Dunque, manta è invisibile. Però non ho troppi soldi, quindi non so. Magari questi qua non mi costano, in teoria. No, non mi costano. Quindi puntiamo a fare queste navi. Facciamo un manta, perché no? E qua puntiamo ancora a fare magari qualcosa che mi possa guadagnare. Fare guadagnare qualcosa. Una turbina mareale,
mi dà 4 di energia, che è intrigante. E qua abbiamo trovato una capsula di risorse. Ah, ho preso una unità di collettore solare. Direi. Il colono? Dove lo posso spostare? Potrei colonizzare qui, però questa zona qui non la conosco. Non lo so. Non lo so proprio. Potrei andare... Sono indeciso. Iniziamo a spostarci in questa zona generale. In questa direzione, più o meno. E qua, col cutter, spostiamoci più velocemente in questa piccola zona, che voglio vedere che cosa ci sta in quella baia. Oh, mio Dio, ho paura che avessero preso i nuovi alieni. Tanto, qui troviamo delle basi di chitina. Qua c'è un collettore solare, che abbiamo trovato qui. E io lo butto... Dove lo butto? Buttiamolo qui, dai. Perfetto. Poi qui ci abbiamo un altro cutter che è sposto un po' più a sud per vedere com'è questa zona qui, per fare un perimetro circoscritto della zona. E qua ci sono delle fibre in mezzo al nulla. Cosa normale. Un altro nido alieno scoperto, però ormai è diventata amministrazione quotidiana. Tanto i francesi stanno espandendo tanto. Sì, e gli altri mi dicono, le città non si fondano da solo, nel caso non lo sapessi. Grazie! Guarda. Ora spostiamoci un po' più a sud. E sviluppiamo una virtù. Dunque. Abbiamo già fatto il bonus sinergia dell'industria. Ora direi, puntiamo sulla conoscenza. Direi. O anche sulla forza militare, perché no? Ottieni un'unità di colono gratuita? Ma perché no? Perché no? Adesso mi serve un altro colono. Dunque, direi un colono lo spostiamo qui. E l'altro colono, dove lo spostiamo? Che ne so. Vediamo che... Qua ci potrebbe andare. Ci sono dei tuberi. Per carità, i tuberi sono importanti. Potrei farlo qui. Questa zona qui in mezzo. Per carità, qua c'è un nido alieno. Che non è tra le cose migliori. Perché i nidi alieni mi fanno un po' paura. A me fanno paura gli alieni. Almeno avere qualcosa di alieno nella zona. Aspettiamoci magari un po' di qui con il nostro lavoratore. Qua andiamo a esplorare questa piccola zona. E facciamo ancora turno successivo. Dunque, con loro si può fare? Io direi che si può accettare. Con i cinesi sì. Tanto sono piuttosto distanti da me. Fanno solo paura che hanno... Tanto tutti dicono che il mio territorio è troppo piccolo. Ma vaffanculo, adesso... Io mi espando dove voglio. Ho sottovalutato la tua leadership. Grazie al cazzo. Tutti mi stanno sottovalutando, mi trattano come un bambino. Il tuo popolo si merita un commercio interno migliore? Io non li capisco. Tanto qui ci sono un po' di alieni. Direi che a scanso di equivoci potrei fare una bella cosa chiamata barriera ultrasonica. A meno che... sì, facciamola. Perché a me non piace per niente che gli alieni stanno qua in mezzo a cagarmi dappertutto. Sì, qua oltretutto preferisco puntare un po' di più sul cibo. Perché sta mancando. Produciamo solo uno di cibo al turno. Che è poco, molto poco. Non so se basta nemmeno per sopravvivere. Intanto, qui col nostro colono ci spostiamo un po' più sulla questa zona. E qua c'è il mio simpaticone, amico. Vediamo un po' che cosa fare. Qua abbiamo trovato davanti a noi una cosa piuttosto spaventosa. E qua un'altra cosa piuttosto spaventosa. E facciamo un benedetto citovivaio. Che così aumentiamo la salute. Che ci serve? E abbiamo fatto un'altra spedizione.
E vediamo un attimo che cosa si può fare qui. Qua ci sono degli alieni. Ovviamente. Però io voglio questa zona qui. Gli alieni sono proprio piazzati nella zona migliore. Qua c'è oro, oro, oro. Io voglio l'oro. Vedrò. Vedrò cosa fare. A me non piace stare a compromessi, ma talvolta è necessario. Come Lodi sta attaccando gli alieni? Non mi piace. Stiamo tenendo d'occhio la tua produzione, impressionante. Ci sta, ci sta. Ho puntato quello. Tanto qui dobbiamo un po' vedere questi alieni che cosa vogliono fare. Non lo so. È una cosa che non piace troppo, avere questi alieni qui vicino. Però questa qua è la zona più fertile. Cosa si può fare? Faccio un attimo di ragionamento tattico. Cosa si può fare qui? Dunque, qua abbiamo una zona piuttosto fertile, ma ci sono degli alieni che probabilmente non mi lasceranno far nulla. Oltretutto qua c'è anche della pietra fluttuante. Non lo so, sinceramente sono un po' indeciso. Potrei farla qui più che altro la città. Ma perché torno indietro? Un po' più a nord. Io volevo dire a te, grassone, che la puoi fare. Ah sì, se ci metti meno tempo vai lì. Che ti devo dire? Però, oh mio Dio, qua ci sono troppi alieni. Potrei fondarla più a nord, perché comunque pian piano riesco a mangiare un po' di risorse. Magari qui mi converrebbe spostare la città più in là. Magari qui, nei plankton. Sinceramente non lo so. Qua vediamo che cosa c'è in questo scheletro alieno. E qua gli alieni se ne fregano abbastanza e continuano a rimanere vicino alla città. Ok. E faccio un turno successivo. Tanto il cutter sta esplorando questa nuova zona. Qua abbiamo trovato dei dispositivi dei progenitori. E questa zona qui è piuttosto desertica, anzi tutto il pianeta è piuttosto desertico, non c'è nulla di che. Cavolo, vattene a fanculo, io c'ho una scorta di energia che ho sfruttato abbastanza. Ma sì, aumentiamo la cooperazione. Tengo un po' di capitale diplomatico e questo mi intriga. Sì. Bene. Torgovlia opieras nie na potrzeba, a na sprawiedliwość. Va bene, dai, sì. Sì, va bene. Ok, prendo capitale diplomatico infinito. Oh. Così adesso un casino di capitale diplomatico. Missione fallita, quale? Vabbè, non importa. Intanto qui avvicino. No, di nuovo! Peggio dei Marò sono le mie truppe. Di nuovo, ma è possibile? Intanto qua direi facciamo una bella produzione che sposta la città. Spostati più in là. Inizia a spostarti, a migrare via, perché qua questa zona qui non mi intriga troppo.